distanti d'intesa, vigilo distante con imminenza di attesa, e non aspetto nessuno. Nell'ombra acceso spio il campanello che impercettibile spande un polline di suono, e non aspetto nessuno. Fra quattro mura stupefatte di spazio, più che un deserto, non aspetto nessuno. Qual è il valore della poesia nella società contemporanea? Oggi il valore della poesia assume un valore particolarmente importante che noi abbiamo recepito, in quanto può essere un mezzo, una via di, per poter comunicare ed esteriorizzare le varie vicissitudini della vita. Perciò noi abbiamo organizzato un premio, il premio europeo Clemente Rebora, che fa sì che la poesia possa entrare nel sociale ed essere per l'appunto un motivo di riflessione e di arricchimento umano. Qual è la speranza in un naufragio? È una bellissima domanda. La speranza è il volto dell'altro, cercare di capire che una società non può fondarsi semplicemente su quelle che sono le cose che comunemente si cercano, tipo il potere, il pensare solo a se stessi. La speranza diventa quell'oltre di cui parla Montale, la speranza diventa, ecco, come per Rebora, la scoperta della fede, la spiritualità, perché in una società dove tutto sembra naufragare c'è bisogno che l'uomo guardi dentro se stesso, scavi dentro la propria dimensione più interiore ed aprirsi all'altro. Il volto dell'altro può essere Dio, può essere l'assoluto, può essere un principio che va oltre la terrestrità, ma soprattutto l'uomo con il quale bisogna camminare in questo nostro difficile tempo. Che cos'è il premio Rebora? Il premio Rebora è un premio che riguarda soprattutto la condivisione della parola poetica. La parola poetica viene ad essere sviluppata e divulgata praticamente in tutta Italia e non solo, anche all'estero. Il premio infatti si intitola Premio Europeo Clemente Rebora ed avrà appunto una tappa anche estera quest'anno a Madrid. È un premio itinerante, difatti già abbiamo iniziato con questo premio in Sardegna, poi siamo andati a Modica e adesso ci troviamo a Montesarchio. Un evento di notevole spessore per il mondo della scuola. Sì, siamo molto contenti di poter mettere a disposizione le nostre strutture per questo evento che è unico in Campania se non è mezzogiorno e ci fa piacere anche che questo avvenga in collaborazione con le altre scuole del territorio, gli comprensivi di Montesarchio ma anche il liceo di Airola. È un bel modo per far stare insieme i ragazzi con dei significati, perché la poesia è un modo di esprimersi che gli adolescenti utilizzano. Riconducendoci ai tre temi di Rebora, la guerra, la malattia e la speranza, secondo lei esiste la spiritualità atea? Beh, secondo me la spiritualità e quindi anche la poesia di ispirazione spirituale non comporta un'adesione all'ateismo, nel senso che anche chi non crede in Dio può avere una sua spiritualità profonda. Io penso che Rebora già prima della conversione possedesse questo entusiasmo spirituale. È chiaro che poi abbracciando la fede questa spiritualità si è realizzata in un modo più completo. È un'occasione straordinaria quella che ci viene offerta quest'anno, quella di lavorare insieme per una causa giusta, ovvero la poesia. Quale occasione migliore per far trionfare la bellezza che è veramente la chiave di interpretazione dei nostri giorni, che potrebbe salvarci dalla barbarie che attualmente impera un po' dappertutto.
Grazie al direttore Ferdinando Creta abbiamo avuto modo di collocarlo nello splendido scenario del castello di Montesarchio e nella prestigiosa cornice del Museo Archeologico del Sannio Caudino. Oggi invece l'incontro all'Istituto Fermi, alla presenza di tanti giovani, che induce ad una riflessione importante, perché viviamo un'epoca in cui la società impone la forma molto più della sostanza, e vedere giovani che forse escono dalla paura di dare voce ai propri sentimenti e di interessarsi alla poesia è un importante messaggio sociale, forse costituisce una prova di forza, forza che esercitata da ragazzi tanto giovani non può che costituire una speranza per il nostro futuro, quindi siamo orgogliosi di aver portato il premio Rebora a Montesarchio. Come scuola abbiamo deciso di partecipare a questo evento straordinario per la nostra città di Montesarchio, con preziosi contributi da parte di alunni sia della scuola primaria che della scuola secondaria di primo grado. Approfitto per ringraziare gli insegnanti, gli stessi ragazzi che hanno lavorato per la poesia, per questa arte nobile e bellissima che è nell'animo dei ragazzi, ancor più che nell'animo degli adulti. Sì, siamo molto contenti di questa sollecitazione che ci è proponuta dall'organizzazione del premio Clemente Rebora per dare un'ulteriore enfasi alla poesia. La risposta è stata forte, vedo qui nel consesso di oggi una grande partecipazione del mondo della scuola che ci onora, ci gratifica tutti. Veramente è molto bello, dai piccoli ai più grandi, che ci siano fermenti, così germogli di interesse per la poesia, di volontà di esternare i propri sentimenti, e un grazie sentito all'organizzazione, ai docenti che si sono adoperati per questa bellissima attestazione di cultura e di vita. Eccellenza, come si coniugano spiritualità, poesia e fede? Sì, spiritualità, perché il premio è comunque dedicato a Rebora, che era un uomo di fede e anche un sacerdote. Poesia, appunto, stiamo parlando di poesia, di un grande poeta e di una diffusione della poesia tra i ragazzi. La fede, abbiamo già detto in questo senso, ma la poesia entra anche nella fede, nella preghiera della Chiesa, perché tutta la preghiera della liturgia delle ore, lodi, vespri, è fondata sui salmi, e i salmi sono poesia.